Bravo. Col cuore, direi addirittura fratelli, se si potesse dire, in quanto figli di un unico padre. Vedete, io non so se questa citazione è stata già fatta, perché ho visto che il ministro Salvini nel suo bellissimo intervento a un certo punto ha toccato Chesterton e si è allontanato, perché forse ne avete già parlato troppo, però io non ho sentito la prima parte dei lavori e voglio ricordare una citazione di questo grande anglicano diventato poi cattolico, io che sono ortodosso, e che dice una cosa che corrisponde perfettamente alla verità di questi nostri giorni, di queste nostre settimane, oserei dire di queste nostre ultime ore. Verrà un tempo nel quale, per poter affermare a voce alta che le pietre sono grigie e che le foglie sono verdi d'estate, bisognerà brandire la spada. Questo tempo è arrivato. C'è il tempo in cui le cose che sono per certi versi ovvie, naturali, incontestabili, che si pongono, come si direbbe, nella loro evidenza, sono diventate talmente un nodo critico di un mondo maligno e per certi versi satanizzato, che oggi per poterle affermare bisogna stare qui difesi dai gipponi dei carabinieri. È assolutamente folle questa. Però è anche il tempo, come direbbero i padri della Chiesa, della parresia, cioè del parlare chiaro e di dire le cose come sono. Ce lo dice il Vangelo di Matteo. Per chi è credente, prendetelo come parola definitiva di Dio all'uomo. Per chi non è credente, prendetelo come un libro sapienziale ebraico della fine del primo secolo di Cristo, dell'era cristiana. Dite sì al vostro parlare, sì, sì, no, no, ogni parola in più è opera del demonio. E questa dimensione ci dice anche che in questa chiarezza e in questa fermezza, evidentemente, c'è un altro libro sapienziale che voi conoscete bene, quello dell'Apocalisse, che dice: io ti vomito perché tu non sei né freddo né caldo, perché sei tiepido. E io che ho passato molta della mia vita, dopo 40 anni che faccio il medico e lo psichiatra tra i giovani delle comunità terapeutiche, delle strade, che ho fatto anche il primario del territorio, e che so che i giovani non amano minestrine tiepide, vogliono sapori forti per seguire i valori, per non perdersi nelle droghe, nel nulla, nella distruzione di sé, nella svendita dei valori. E quindi questa fermezza è quella che ci fa dire, anche qui con la forza del libro dell'Apocalisse, che abbiamo aperto una porta che nessuno può chiudere. E l'ho pensato sentendo gli interventi di tutti coloro che hanno parlato, dei ministri, dei politici, di quelli che sono qui. Perché questa, non mi vergogno di dire, forse, lo dicevo prima con l'amico Belpietro, è una minoranza attiva in questo momento, paretiana, anche se la maggioranza nel paese, ma che una volta che ha trovato la propria coscienza, la propria forza, può respingere con vigore l'assalto di quella vergognosa internazionale del politically correct e che ha fatto di tutto perché questa riunione fallisse, ma questo è fallito di fronte a noi. Vorrei entrare due parole nel merito di cui parliamo, perché la vita è, siamo noi, la vita è quanto c'è di più straordinario, senza la vita noi non esistiamo. La vita è scienza, lo è, può essere letta con la scienza, ma la vita è innanzitutto mistero. Nessuno tuttora nel mondo della ricerca sa come è nata la vita su questo pianeta. Nessuno sa che cos'è il mistero della coscienza umana, nonostante i nostri 3.000 anni di studi sul cervello. Nessuno sa quali sono i meccanismi e le forze morfogenetiche che guidano un embrione nella formazione da un ovulo, una blastula, una morula ad un individuo completo. Questo mistero della vita è un mistero che forse la fisica quantistica ci lascia intravedere attraverso l'incontro tra la coscienza, la mente e la realtà. Ma una cosa sicuramente possiamo dire della vita, che non è un diritto, come le cose che formano il territorio giuridico degli stati o delle leggi o delle nazioni, ma è un dono. È un misterioso dono che attraverso l'universale legge dell'amore, che voi potete leggere in tutto il mistero della vita, dal cantico dei cantici al movimento delle piante, degli animali, dei fiori, della natura che ogni anno si ricrea e si rigenera, questo mistero della vita come amore, come dono, è qualcosa che non la può ridurre a un fatto meccanico. E quindi la può e la deve sottrarre a quella trappola mortale di chi pensa che tutto possa essere ridotto a merce, tutto possa essere ridotto a cosa, che gli individui possono essere slegati uni dagli altri, che noi perdiamo la memoria, le radici, l'identità, perché vedete, il mistero della vita come dono è qualche cosa che rimanda all'idea della famiglia, perché ciò che distingue la parola famiglia dalla parola coppia, che sono due parole molto distanti tra di loro, è esattamente il mistero del dono e dell'oblazione di sé
nella scommessa di qualcosa che è persino più grande e più importante della pur legittima ricerca della mia personale felicità, perché è importante da dove vengo ed è importante dove vado, ed è importante il mio destino, che è la mia destinazione, che non è una predestinazione, ma è quella dimensione divino-umana che i padri della Chiesa hanno cantato in tutta la storia della dottrina cristiana, ed è una destinazione nella quale anche concretamente chi come me vede tanti dolori da 40 anni, prima da medico che da prete, e che mi fa dire con forza e con fermezza che se in una famiglia e in una coppia Dio non è al primo posto, alla fine niente a posto. Lasciatemelo dire col cuore, perché questa dimensione forte e trascendente che ogni laicità non potrà cancellare. L'aborto. Il professor Gandolfini ha detto delle cose di una forza e di una chiarezza insuperabile. Però vedete, io non ho mai conosciuto, neanche da medico, nessuna donna che di fronte al dramma, alla tragedia dell'aborto, che per le donne è sempre una tragedia, che rimane come una ferita insanabile, rimane come un dramma, rimane come un ricordo tragico, rimane come qualcosa che si può evocare piangendo anche 80 anni mentre si raccoglie un'anamnesi ad un letto d'ospedale. Questo è capitato a me da giovane medico. Perché quel bambino mancato che non è venuto al mondo ma che è rimasto nel cuore come una vita mancata, è una ferita che per la donna rimane, che è una vera e propria, un vero e proprio dramma che quasi mai può rimarginarsi fino in fondo. Bene, io non ho mai conosciuto una donna che avesse abortito e che non avesse sofferto di questo dolore, non ho mai conosciuto invece una donna che anche nelle massime difficoltà non avesse scelto di fare quel bambino e non ne fosse poi stata felice, perché la vita ci compensa sempre del sacrificio, che vuol dire fare il sacro, vuol dire fare qualcosa che va al di là di noi, che ci supera, che va al di là del nostro destino. Allora, io non voglio spaventare il mio fratello amico di Provita, che è un grandissimo cattolico romano, ma io, pur dalla mia confessione dell'ortodossia d'Oriente, guardo al primato pietrino e a quegli straordinari valori non negoziabili di Papa Benedetto XVI e che sono per me come il triage di un pronto soccorso. Perché quando arriva in un centro di aiuto alla vita, io ne ho visti tanti, ho collaborato anche col professor Casini in questa battaglia, dove molti bambini e molte vite sono state salvate dalla miseria, dall'abbandono, ci fosse dedicato un centesimo di quello che la Repubblica Italiana ha speso nei 5 miliardi in 2 anni per i barconi, per proteggere le madri che avrebbero potuto tenere i loro figli invece di dedicarla alle cooperative degli amici e degli amici degli amici. Un centesimo sarebbe bastato a salvare centinaia di migliaia di bambini finiti nei tritarifiuti degli ospedali. Questa è una vera grande verità. Però vedete, non c'è un ordine nella carità, lo dico a Jorge Bergoglio, serenamente regnante sul soglio pietrino. Vedete, come dice Gesù di fronte allo scandalo dello spreco dell'olio di nardo della Maddalena: i poveri li avrete sempre con voi, mentre il figlio dell'uomo sta per tornare al padre. E allora non è che gli aborti e i bambini uccisi vengano prima dei poveri della terra, ma certamente come in un pronto soccorso d'ospedale, perché se il bambino non nasce e finisce nel tritarifiuto dell'ospedale non si potrà neanche esercitare la carità verso di lui, neanche l'amore, neanche l'accoglienza. Per cui quei bambini non nati sono la prima e fondamentale forma di carità. E mi avvio velocemente a concludere. Vedete, cari amici, io penso che questa dimensione dei valori non negoziabili è qualcosa che ci rimanda al senso profondo del nostro essere cristiani, anche nella declinazione liberale, anche nella declinazione crociana, anche nella declinazione puramente linguistico-culturale. Però perché la libertà democratica, la libertà dell'illuminismo, la libertà del pensiero è nata nelle terre cristiane e non nell'immenso subcontinente indiano, nello sterminato continente africano, nell'America Latina, nella Cina taoista e confuciana? Perché la libertà di scelta e la libertà di coscienza è nata qui? È nata, o non parliamo poi della penisola arabica, sulla quale meriterebbe aprire un discorso tutto particolare, di un mondo in cui qua fuori qualcuno starnazza e grida mentre si sta preparando una riunione a Milano dove parlerà di Islam un imam che pubblica dei video dove si insegna a picchiare le donne con un bastone per raddrizzargli insieme la coscienza e la vita. Queste sono le vere minacce per la nostra libertà, anche per il nostro pensiero liberale e illuminista. Ma è nato qui per una ragione semplice:
perché Gesù di Nazaret, detto il Cristo, per me vero Dio e vero uomo, e per qualcuno semplicemente un grand'uomo, prendetelo come volete voi, perché la laicità è un problema di metodo, non di contenuto, ci dice che non è ciò che entra nell'uomo che lo contamina, ma ciò che esce da lui, cioè i pensieri, le intenzioni. E se voi prendete in mano una pagina straordinaria dei testi protocristiani, che è la lettera di Ogneto, laddove si dice dei cristiani: tutti amano ma da nessuno sono riamati, rispettano le leggi delle città dove vivono ma spesso vengono perseguitati dalle leggi di quelle città, dividono le loro mense ma non dividono i loro letti e soprattutto non uccidono i loro nascituri. Questa era la coscienza di un popolo in quel momento minoritario, come forse minoritario in questo momento questo popolo, ma che sa di poter testimoniare la propria libertà nella verità e la propria libertà nella verità, perché senza verità non possiamo essere liberi, non possiamo abdicare la verità al dialogo e non possiamo cancellare chiunque lo faccia, fosse anche una chiesa cristiana, fosse anche qualcuno che esercita la dottrina, al valore della nostra forza. Concludo perché ho pensato quale sarebbe stata l'ultima parola che avrei voluto pronunciare, e lo faccio sfidando il senso, il common sense, non soltanto del politicamente corretto, ma anche di tante tiepidezze che ogni tanto sento nel mondo dei cosiddetti cristiani. E ho pensato che l'ultima parola che ho voluto dire è una parola che non mi appartiene, ma che ci unisce tutti, in tutte le confessioni cristiane. Ed è la preghiera che Gesù ci ha insegnato, che è il Padre nostro, e che io mi accingo a recitare insieme a voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e non rimanere noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen, amen, amen.